Buongiorno a tutti! No, non sono impazzita, sono sempre io. Il rossetto è un po' particolare, il trucco pure, e c'ho un maglione con una canotta sotto, quindi vi prego, accettate questo maglione perché fa freddo, quindi mi fa male pure la schiena, quindi. Allora, mi avete richiesto in tantissimi video dei top dei flop del 2015, però mi sono resa conto di avere tanti top e pochissimi flop. Quindi intanto vi faccio il video top e poi magari riesco a racimolare e fare mente locale ancora meglio appunto dei flop. Inizio subito con la detersione e i prodotti di trattamento. Quest'anno ho utilizzato tantissimo l'acqua micellare di Garnier, vedete che è quasi terminata, ed ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Strucca perfettamente viso, occhi, tutto. È veramente fantastica. Invece, come vi ho già spiegato nel video, mi strucco con voi. Utilizzo a volte anche il latte detergente, questo è completamente finito, ed è la Biobi, ed è un latte detergente purificante per pelli miste e grasse. A seguire mi sto detergendo il viso e mi piace da morire con il gel detergente riequilibrante di Bioniche, questo con il tappo verde, ed ha un'odorazione di mentolo, credo sia proprio un'essenza pura perché è senza profumo, quindi è veramente bellissimo, cioè. La pelle rinasce quando mi lavo il viso con questo, quindi ogni mattina mi sto detergendo il viso con questo. Poi lo scrub che faccio 2-3 volte a settimana è questo qui, mi piace da morire, ormai sono quasi 2 mesi che lo sto utilizzando ed è questo qui al mirtillo di Biofficina Toscana. Ha un'odorazione bellissima, ma poi soprattutto lascia la pelle idratata, non eccessivamente secca, non tira. Invece una maschera che mi è piaciuta da morire, che ormai forse sono 2 anni che ce l'ho, è questa della Khahadi, non so se si pronuncia così, ed è viola, vedete che ne è pochissima, mo cade tutto, è in polvere, si miscela all'acqua e ci si fa la maschera. È eccezionale, è una maschera meravigliosa. Poi prodotti di tattamento, prodotti di tattamento. È già un bel po' che utilizzo il siero della Biomed, siero antietà, ve ne ho già parlato in un video quindi non mi dilungo, è molto molto bello perché è asciutto, non mi fa lucidare eccetera eccetera. Una crema contorno occhi che mi è piaciuta molto è quella della Caudalie, oggi non riesco a parlare, questa qui vino se non sbaglio, che se non erro non fanno più, però mi è piaciuta tanto, questa in realtà era un campione, non è grande, però mi è piaciuta tanto, quindi credo che questa qui o qualcosa di simile la riacquisterò. Mentre il prodotto penso degli ultimi 2 anni, ora non so se già ve ne ho parlato nel top flop dell'anno scorso o se l'ho fatto, perché mi pare che di non averlo fatto, ma il top di tutti i tempi è Acnet As I Like di Bioniche, che è un trattamento per l'acne esfoliante che si mette di sera e io mi trovo da Dio, credo di averlo detto in un video sì, in un video sì, insomma in quasi tutti i video, mi piace da morire perché mi lascia la pelle il mattino seguente bellissima, quindi anche se lo faccio in un periodo di più stress, veramente ve lo straconsiglio e a tutte le persone a cui l'ho consigliato si sono trovati tutti da Dio, quindi questo credo sia il prodotto top per eccellenza del 2015. Per quanto riguarda invece il make-up quotidiano di base, quello che ho utilizzato di più in tutto questo anno, prima di tutto è la CC Cream di So Bioetic e se avete seguito i miei video recensione, sapete che amo più la CC Cream nel periodo invernale e nel periodo estivale, ma sì, mettiamo, adoro la BB Cream di questa azienda, ma al di sopra applico questa cipria qui che fa parte sempre della linea dell'acne di Bioniche, che è una cipria, vedete, trasparente, c'è il tampone, io infatti spesso utilizzo il tampone nella zona T e il pennello da tutta la parte intorno. E mi fissa il make-up a lunghissimo, cioè mi trovo divinamente. Questa è la terza che ho, quindi veramente mi piace da morire. Sempre per la base ho utilizzato tantissimo il correttore di Nabla 2.0, questo qui, che vedete è quasi terminato, lo devo ricomprare. Veramente eccezionale. Un blush che ho utilizzato tantissimo è questo qui della Benecos, ok? È bio. L'ho acquistato da Essenzialità Bio a Cicciano, saluto Michela. Mi piace tantissimo, non è quello che ho indosso, però è veramente molto simile, ma
veramente eccezionale perché dura tante ore, anche se comunque metà giornata io devo sempre ritoccare un po' tutto il make-up. Però mi piace tanto perché comunque dà un effetto naturale non eccessivamente forte. E poi la scoperta del 2015 è stata questa cipria qui che ho visto su YouTube e quindi ho acquistato, di The Balm. L'ho acquistata alla Gardenia ed è questo colore qui che in realtà è molto luminosa, è quella che ho su, insomma la sto utilizzando tantissimo. Uè, amore, sei arrivato? Tutto bene? Va bene, amore. Ciao. Marco è partito oggi, insomma, quindi sono un po' in ansia. Allora, un top che devo inserire assolutamente nel 2015 è la Naked Smokey. L'ho acquistata verso settembre, più o meno, quando è uscita, dopo 2 settimane, e di tutte e tre le Naked, non so manco come si pronuncia, scusate, mi sto male, è quella che ho utilizzato di più perché c'ha all'interno dei colori molto scuri che mi permettono di fare anche make-up smokey veloci, ma soprattutto c'ha diversi colori opachi che io adoro. Molto versatile, compatta, resistente, tutto costicchia, non costa poco, però veramente molto bella. Devo assolutamente promuovere la palette, questa di Neve Cosmetics, che mi sono composta io. Non so se vi ricordate il video con il trucco che ho fatto con questa palette, ma soprattutto devo promuovere Snob, se non sbaglio. Ve lo scrivo già nell'info box, però veramente eccezionale questo illuminante che utilizzo tantissimo, molto spesso proprio sul dotto lacrimale. È bellissimo come illuminante, ma anche questo qui che finisce, insomma, questa è la palette dei miei sogni, quindi la utilizzo tantissimo. Promuovo per questo 2015 anche le matite di Wycon, quelle long lasting, quelle che costano un pochino in più, 5,20 euro, insomma pochissimo comunque, perché durano tantissimo, hanno una resa fantastica. Io ho tanti colori, ora ve ne faccio vedere tre, però in realtà ho la viola, ho la bianca, ce ne ho tantissime. Quella che ho utilizzato di più è la marrone, perché è molto più versatile, si sfumano e poi si asciugano, veramente ottime. Una matita che invece però devo promuovere assolutamente è la Definitely Black, che è questa matita proprio nera appartenente della linea Pro, se non so, sì, Pro Longwear, che all'interno della rima dura tantissimo, mi piace da morire. La uso quando voglio avere la sicurezza di una matita all'interno che sia nera e che duri tutta la giornata. Promuovo a pieno voti anche questi eyeliner di Kiko, che sono quelli con il feltrino. Li ho acquistati uno o due un po' di tempo fa, poi andarono in saldi e ne comprai altri 3 o 4, insomma ne ho comprati tanto, però il mio preferito in assoluto è questo blu, che è il 107, è veramente ottimo. Un altro eyeliner che devo assolutamente inserire in questo listone è quello di Stila, è il migliore eyeliner in penna che abbia mai provato. C'ha questo feltrino molto sottile, il tratto è nero intenso, che poi tra l'altro vedete si mischiano, quindi non so se riuscite a vederlo, nero intenso, la punta è sottile, non si sfibra, non si rovina. Per le sopracciglia non posso che promuovere le Brow Divine di Nabla, che sono queste matite per le sopracciglia, in particolare Mercury, perché è quella che va benissimo per il mio colore di capelli. Hanno questa mina sottilissima, vi ho fatto la recensione quindi vi rimando a quel video. Alcuni ombretti che ho utilizzato tantissimo sono stati, se mi seguite lo sapete, gli ombretti di Wycon in mousse o in crema. In particolar modo il numero 111, che vedete che è questo qui, che è quasi terminato, un po' si è seccato questo, ma ce l'ho quasi da 2 anni, è veramente ottimo. E poi mi sono piaciuti tantissimo questi limited edition, che in realtà sarebbero dei cushion, dusty cushion. Sapete che anche questo l'ho utilizzato tanto. Quest'altro oro che è veramente eccezionale, lo avete visto in action anche in un video makeup tutorial. Ultimo prodotto per gli occhi che mi è piaciuto tanto è questo pigmento di MAC, che è esattamente il Heritage Rouge. È un pigmento borgogna, questo lo utilizzo molto molto spesso quando voglio avere, quando voglio assicurare ai miei occhi un tocco in più, nel senso che molto spesso, cioè, avete, tutti voi avete un ombretto di fiducia. Questo è il mio ombretto Jolly, quando devo andare da qualche parte importante lo utilizzo
E puntualmente c'è qualcuno che mi dice che sono truccata benissimo, quindi questo è il pigmento, l'ombretto che utilizzo di più in quelle occasioni particolari. Passando alle labbra, non posso che promuovere questo rossetto qui, che è Balkis di Nabla. Fa parte dei rossetti Diva Crime. Vedete che è quasi tutto finito. Cioè, io veramente è raro che arrivo a un certo punto con i rossetti. Se mi seguite su Instagram, sui social network, sapete che io lo utilizzo quasi tutti i giorni per andare a lavoro. Mi piace da morire perché è un marroncino, però un pizzico di rosa all'interno, quindi non è proprio marrone, è un color nude più scuro, mi piace da impazzire. Infatti è stato sold out sul sito per tanto tempo e l'ho riacquistato appena è andato online, quindi subito ne ho un altro nuovo perché ho l'ansia che non lo facciano più, quindi questa cosa vi fa pensare quanto io lo ami. E sempre per le labbra, molto spesso utilizzo questa matita qui, che fa parte della linea Pro Longwear, sempre di MAC, la Nice and Spice, che è molto simile a Balkis, solo che all'interno... No, veramente uguale, cavoli, non me ne ero mai accorta. Che è molto simile a Balkis. Di questo 2015 devo promuovere anche queste tinte labbra, che se non sbaglio sono uscite 2014-2015, che sono le tinte labbra Makeup Artist di Wycon. Insomma, in questo video ho promosso parecchie cose di Wycon, non me l'aspettavo. E come potete vedere, questa tinta qui, che è sangria, è terminata, cioè per finire un rossetto una tinta ce ne vuole. Purtroppo, come sapete, le tinte di Wycon sono un po' cambiate, non hanno la stessa formulazione di queste e davvero mi dispiace da morire perché sono super professionali queste qui, ne ho comprate quasi tutte della linea Makeup Artist, fortunatamente. E poi devo assolutamente promuovere delle tinte che ho scoperto recentemente, forse un mesetto fa, acquistate col Black Friday. Sto parlando delle tinte della Lime Crime, questa tinta qui, ma anche la tinta che ho indossato nel make up tutorial di Capodanno, e Buffy. Insomma, ne ho acquistati 5 di questa linea. Hanno però una pecca, purtroppo, perché i millilitri all'interno sono veramente pochi, sono circa 2 millilitri. Veramente allucinante, costano, perché costano intorno ai 20 euro, cioè tantissimo. Però il colore è pieno, hanno una durata folle, appunto ci sono dei colori molto particolari. La mia preferita è Riot, è meravigliosa. Ed è tutto, questi sono stati tutti i miei top del 2015. Fatemi sapere se anche voi avete avuto dei top molto simili ai miei, o gli stessi, uguali ai miei, qualcosa. Oppure se volete che io provi qualcosa che vi incuriosisce, così magari la inserisco in qualche top flop dei prossimi mesi. E vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!